In Trentino tutto è pronto per la stagione estiva. Iniziamo dalla Valle di Fassa, siamo sugli impianti del Buffaure con interessanti intrattenimenti per la famiglia e soprattutto per i bambini. Vacanze sostenibili all'insegna dell'escursionismo, della vacanza attiva, dello sport, grazie anche ai servizi. Sono con Elisa Maccagni, vicepresidente della società Buffaure. Bisogna dire che gli impianti a fune d'estate svolgono una funzione appunto di servizio, innanzitutto all'escursionista e a chi cerca la montagna. In Val di Fassa abbiamo la fortuna di avere una rete funiviaria molto fitta. Abbiamo 24 impianti che fanno parte del nostro prodotto estivo che si chiama Panorama Pass, che offre al cliente, oltre la mobilità illimitata sugli impianti, anche la mobilità su gomma e quindi la possibilità di muoversi senza utilizzare la propria macchina lasciandola in albergo. Bisogna ricordare che l'impianto consente l'avvicinamento ad esempio all'escursionista oppure anche il rientro, ecco, più facilitato. Gli impianti permettono di raggiungere comodamente in pochi minuti località e quote che altrimenti sarebbero raggiunte con lo sforzo fisico e con la fatica fisica. Stiamo dunque parlando a tutti gli effetti di mobilità alternativa e qui sul versante Buffaure è stato organizzato un circuito. Ecco, una serie di percorsi che hanno anche l'obiettivo di creare animazione per i bambini. Sì, noi da qualche anno ci siamo voluti specializzare proprio sul target famiglie e ci siamo caratterizzati come il regno del Salvan, all'interno del quale abbiamo quattro percorsi tematici che sono il bosco di emozioni, dove vogliamo valorizzare la fauna locale, il sentiero incantato, dove invece diamo spazio ampio alle tradizioni ladine e agli antichi mestieri della Val di Fassa. Il giardino alpino è un po' il nostro cavallo di battaglia, nel senso che per conformazione geografica Buffaure è ricco proprio, ha una flora molto particolare e infine è il nostro fiore all'occhiello che è la geologia. Ricordiamo infatti che tanto tempo fa qui in Val di Fassa, in Val San Nicolò, sorgeva un vulcano. Infatti Elisa, se volgiamo le spalle alla camera, noi possiamo osservare quello che un tempo era un paesaggio vulcanico. Certo, proprio da qui vediamo sulla strada che va verso il Val Vacin, possiamo identificare questa zona, questa roccia molto scura, dove ci sono le bolle laviche e possono essere proprio viste e toccate anche dagli ospiti. Il nostro programma estivo prevede, attraverso l'accompagnamento di esperti naturalisti e di accompagnatori del territorio, prevede proprio la valorizzazione anche di questo tema e dal lunedì al venerdì, da fine giugno fino ai primi di settembre, abbiamo un ricchissimo programma di escursioni organizzate. In Val di Fassa è possibile percorrere una miriade di sentieri dolomitici ed alpini, sia a piedi sia a cavallo o con la mountain bike. Oltre al Nordic Walking, l'APT promuove quattro tipi di escursioni passando dalle passeggiate di fondovalle alle camminate d'alta quota, dalle escursioni a cavallo alle vere e proprie traversate. Guide alpine e accompagnatori di media montagna sono a disposizione per gli accompagnamenti, così come alberghi specializzati denominati Walking Hotel. Il Dolomiti Panorama Trek consente il collegamento di Fassa con Fiemme e il Primiero per un'estensione di 200 km e 20 tappe. In valle passa anche il sentiero giallo della Via Alpina che collega a piedi 8 paesi europei. Qui sul Buffaure ci sono dunque diversi itinerari, ne percorriamo due in compagnia di questi giovani amici e con Tiziano Rasum. Iniziamo dal giardino alpino. Sì, il giardino alpino parte appena sotto la Baita Cuz, è stato realizzato già qualche anno fa e è il primo dei percorsi che abbiamo realizzato nella zona del Buffaure. Si possono vedere tutti i fiori locali. Non sono stati piantati, proprio come crescono spontanei. Naturalmente. Anche perché queste colline, queste montagne, questi pascoli rappresentano una rarità dal punto di vista botanico-naturalistico.
Sì, questa zona è una zona vulcanica e anche forse il terreno permette di crescere, fa crescere delle piante che magari non dappertutto si vedono, o dei fiori comunque che crescono solo in alta quota e sono veramente particolari e belli. E più in basso entriamo in una sorta di teatro di gioco più adatto, se vogliamo, comunque più alla portata dei bambini. Sì, senso stretto. Sì, beh, il cavallo di battaglia è il sentiero incantato che ha tanti giochi, però c'è anche il bosco di emozioni che ha dei percorsi con delle sagome degli animali, le impronte degli animali e le tabelle, e si possono capire anche gli animali che vivono nella nostra zona. Un modo per conoscere, insomma, ecco, il vostro ambiente. Sì, si può conoscere in tutte le maniere, perché partendo dai fiori alla fauna e flora e la parte geologica, perché abbiamo anche il giardino alpino, il giardino geologico del Bufaure, che si possono vedere le rocce che formano la nostra zona, che non è solo Dolomia, siamo in mezzo alle Dolomiti, però c'è la zona vulcanica del Bufaure. Ammiriamo queste montagne e scopriamo anche delle geologie, per così dire, Tiziano, diverse. Beh, intanto ad iniziare, qui lo vediamo, da ciò che è il Bufaure, cioè una colata lavica. Sì, 250 milioni di anni fa la zona del Bufaure era un vulcano, quindi è un antico vulcano, e come si può vedere le rocce sono scure, nere, proprio come dei vulcani. Tutto intorno alla zona del Bufaure invece ci sono altre conformazioni, un'altra formazione geologica, c'è il calcare della Marmolada. Eccolo qui, lo vediamo, caratteristico, bisogna dire che la regina delle Dolomiti non è di Dolomia ma è di calcare. Sì, eppure anche il gruppo dei Monzoni che c'è qui dietro di te. E lo vediamo là. Quindi parliamo proprio di calcare a tutti gli effetti. Mentre qui troviamo la Dolomia. E questa è la Dolomia che caratterizza le nostre Dolomiti. Sì, e adesso siamo a metà del percorso del giardino alpino. Alle mie spalle si vede i Meyerins, che sono due imponenti massicci all'inizio della Val San Nicolò, e forse si intravede anche la Val San Nicolò dietro. Sono molto alte queste pareti e poi ci passa anche una famosa ferrata. Sì, non direttamente sui Meyerins, ma qui a fianco, proprio qua dove siamo noi, qua a fianco, passa la ferrata dei Magnifici 4, che era stata dedicata ai famosi della Vallastia, soccorritori. We'll be right back.
con Difesa Trento Codibra, consorzio difesa produttori agricoli, la risposta nella gestione dei rischi climatici e per la stabilizzazione del ricavo aziendale. www.codipratn.it. Il mondo cambia, l'informazione anche. Entra nella notizia con il Dolomiti.it, il tuo nuovo giornale online. Cronaca, inchieste, approfondimenti in tempo reale. Sempre aggiornato e tutto con un semplice click. www.ildolomiti.it. Sono Liv, la testimonial di Renault Kadjar, e sono virtuale. Sono qui per provare delle vere emozioni, per esplorare, per sentirmi inarrestabile. Tutti vorrebbero vivere nel mondo virtuale, ma io preferisco quello reale. Dovreste provarlo. Gruppo Alpin, concessionaria unica per il Trentino Alto Adige, ti aspetta a Trento in località Ravina. www.gruppoalpin.it. Per la tua pubblicità. Ci spostiamo sull'Alto Garda Trentino per percorrere in bicicletta la Ponale con interessanti pause gastronomiche. Oggi, cari amici, scopriamo le escursioni con la e-bike, con la bicicletta elettrica, e siamo con Mara Kossu, che è una guida di questo sport, e conosciamo in modo particolare la nuova Ponale, quindi uno scenario, devo dire, che ci riporta anche indietro nella storia. Esatto, noi ci troviamo sulla Ponale, come potete vedere gode di un panorama fantastico a picco sul lago, quindi grazie a questa meravigliosa vista è divenuta anche la strada o il sentiero più conosciuto o più bello comunque d'Europa. Aperto anche ai pedoni, anche prima lo era, però in qualche modo noi oggi abbiamo una attenzione dedicata agli escursionisti. Sì, diciamo che allora, se andiamo un attimino indietro nel tempo, è stata realizzata a metà dell'Ottocento per collegare la Valle di Ledro a Riva del Garda. È servita per il traffico fino al 1995, anno poi della sua definitiva chiusura. E per fortuna poi nel 2004 è stata riaperta come sentiero stavolta, quindi ha avuto una seconda rinascita, sentiero aperto sia ai pedoni che alle mountain bike. Oggi abbiamo questa soluzione e siamo anche curiosi di sapere l'opinione di un esperto. Ecco, come vedi questa proposta, questa soluzione che è stata adottata recentemente? Ma diciamo che a mio avviso, parere personale, la trovo una cosa veramente ottima, anche perché dal 2004 poi, quando è stata riaperta, non era più stata fatta una grande manutenzione. Quindi era abbastanza disconnessa e per le persone o i pedoni, comunque i turisti che volevano godersi questa Ponale in tutta tranquillità, purtroppo non era più possibile, perché ci sono tantissimi passaggi in bicicletta e purtroppo i ciclisti spesso vanno anche forse un po' troppo veloci. E quindi il fatto che
quest'opera che è stata realizzata quest'inverno di bonifica ha fatto sì che appunto il sentiero diviso rende più sicura la Ponale per tutti. Anche la lentezza vuole la sua parte. Una bike è anche un mezzo per addentrarsi con dolcezza in un ambiente ricco di storia, di centri urbani aggraziati dall'arte e attraversati dalla cultura mitteleuropea. Dal lago raggiungiamo l'alta montagna, siamo in Valle di Rabbi, una laterale della Valle di Sole, per scoprire l'energia dell'acqua e l'emozione di un altissimo ponte sospeso. Siamo dunque in Valle di Rabbi, una valle famosa per l'acqua, per le acque potremmo dire, così come per le foreste, queste imponenti piante, queste imponenti conifere, famosa per gli alpeggi, per il paesaggio. Io sono con Dario Andreis. Dario, buongiorno, grazie dell'ospitalità. Beh, possiamo dire che è possibile avere davvero tante esperienze. Sì, in Val di Rabbi soprattutto per quanto riguarda la natura credo che sia una cosiddetta location perfetta, perché abbiamo, come hai detto tu, un'acqua meravigliosa. Ci stiamo avvicinando, fra poco andremo sulle cascate Ragaiolo, sul ponte sospeso. È spettacolare, un ponte alto 60 metri, lungo 100, ed è un'esperienza che molte persone gradiscono perché è un po' adrenalinica, però è anche tranquilla, a portata di tutti. Poi, come detto, abbiamo le acque ferruginose delle terme. E abbiamo anche questo bellissimo all'aperto, un percorso Kneipp, dove si può camminare nell'acqua ed è un percorso terapeutico che è bellissimo da provare. Beh Dario, devo dire una esperienza davvero unica, davvero vera vorrei dire, no? A stretto contatto con la natura, con questa acqua, con questa energia. Questa è una bellissima emozione per chi vuole provare un po' di brivido in tutta sicurezza, perché siamo su un ponte sospeso a 60 metri di altezza, lungo 100 metri, che ci conduce a una malga dove potremo vedere la lavorazione del formaggio e anche pranzare. È un bellissimo percorso perché in 20 minuti si arriva in questo ponte all'interno del parco ed è un'esperienza da provare veramente. Vediamo poi l'energia dell'acqua. Qui c'è il Rabies che vediamo qua passare un po' distante, però sappiamo che questa è una risorsa, la risorsa, vorremmo dire, principale della valle. È una delle risorse principali della valle, di tutta la valle, in particolare della Val di Rabbi, perché questo è un affluente, cascata Ragaiolo, è un affluente del torrente Rabies, è un affluente di nuovo del torrente Noce, famoso per kayak, rafting, per gli sport. E questa è anche una bella zona dove si può praticare la pesca no kill nelle acque del torrente Noce. E poi, come vedi, è un'acqua meravigliosa e stupenda. E a questo punto non ci resta che raggiungere Malga Frate attraverso questo delizioso sentiero. A Malga Frate facciamo anche la conoscenza di Ezio Cicolini, potremmo definirlo il patriarca dei pastori, dei casari, delle malghe qui. Una vita su queste montagne. Ho fatto una vita sulle montagne, sulle malghe. Sono stato, ho fatto passare da zone, sulla maglia da Celentino in Val di Sole, sulla maglia da Fondo in Val di Non,
dopo sulla Tassula, che sarebbe anche della Val di Non, di Tassullo e Nanno, dopo sulla Binasia, alla Bordolona. Tanti nomi, tante malghe, tante estati passate in montagna con la famiglia. Fino a quanti anni ha lavorato? A 72 anni. Forse adesso non si nota, ma Ezio ha 90 anni. Purtroppo, 90 anni. Per fortuna anche. Sì, anche una fortuna, perché io ho la testa a posto, perché a questa età, caro. È già una grande fortuna, ed è anche una grande fortuna vedere che questi alpeggi, queste malghe sono ancora caricate, sono ancora vive. Sono ancora vive e le hanno tutte rimodernate. Una bella roba quella. Sono molto diverse da una volta. No, sono molto diverse da una volta. Allora non c'era né docce, né niente, allo stato brado. Però adesso bisogna anche dare queste cose, se si vuole che la gente poi lavori. Purtroppo fanno come una specie di agriture, e allora per forza hanno dovuto rimodernarsi. Lei è stato pastore e anche casaro. I primi anni pastore e dopo casaro. Dopo si sa bene, allora non si studiava, era pratica. Dopo, se il latte aveva più acidità, bisognava mettere meno calio, se no lavorava male il formaggio. Era tutto accorgimenti che a far pratica del lavoro. E ha conosciuto tutti questi posti, anche i boschi, perché voi eravate anche boscaioli. Sì, sono stato 5 anni in Svizzera anche a lavorare nei boschi. Un saluto, un abbraccio a tutti gli amici che abbiamo incontrato oggi, ci vediamo come sempre la prossima settimana sempre su questo canale, ma seguiteci sul nostro canale YouTube e sul nostro sito girovagandointrentino.it. Grazie e arrivederci.